Beh, una giornata importante perché il parco macchine che gestisce la mobilità del nostro territorio si arricchisce di una nuova unità, un'unità importante per dare un servizio ulteriore e soprattutto perché è simbolicamente anche importante a dare una speranza di ripresa, di ritorno alla normalità in questa fase così complicata e difficile. Si sta progettando il rilancio del nostro territorio anche dal punto di vista turistico, la riscoperta dei borghi, la riscoperta del nostro entroterra, un segnale verso anche le aree colpite dal sisma che così tanto hanno sofferto e che la pandemia non ha fatto altro che aggravare una situazione già che era molto pesante. Il fatto di vedere investimenti così importanti sul nostro territorio sono sicuramente molto significativi sotto molteplici punti di vista, non ultimo quello della riaccendere una speranza, una voglia di fare e soprattutto la capacità di credere nel ritorno protagonista nella nostra regione, un nuovo protagonismo che va costruito passando anche e soprattutto per la mobilità, perché la nostra è una regione che vive un po' un isolamento atavico da tanti anni, ma la capacità di immaginare un'intermodalità tra ferrovie, autobus, aeroporti e strade e autostrade può essere sicuramente un'opportunità di rilancio e di vedere la nostra regione, per essere vissuta in maniera diversa, di vedere la nostra regione protagonista anche sotto questo punto di vista.